Ultima parte di cose di calcio, siamo sempre in diretta, sono le 22:31, quindi hai Bravissimo. visto, siamo rigorosamente in diretta. Martedì 2 maggio 2023, abbiamo detto tutto. In studio con me sempre Deborah Carletti, la bellissima bionda, e Francesco Maffera con Nicola De Bonis. Abbiamo ritrovato veramente, vale triplo il ringraziamento, poi vediamo se riusciamo a ritrovare anche Danilo Sodimo. Simone Resti, Simone, eccoci, siamo tornati incredibilmente, ti abbiamo Buonasera di raggiunto. nuovo. Eccoci qua. Allora, ritorniamo indietro perché c'era una domanda ancora un po' che vacillava. Vediamo se riesci a sentirmi. Vai, vai, non è Ripartiamo da di te, vai, da Nicola. dove tutto è stato Guarda, fermato. ma io ho una curiosità rispetto ovviamente a quella che è stata la sua lunga esperienza in Inghilterra. Vi capita anche durante gli allenamenti che lui torni un po' indietro, no? Al suo passato, facendo degli esempi sulle sue squadre, magari anche sul Leicester che è riuscito a vincere quel campionato incredibile. Insomma, c'è un po' di calcio inglese ancora in Claudio Ranieri? Ma ogni tanto ci racconta degli aneddoti pazzeschi, cioè mi vengono i peli dritti sulle braccia quando parla lui. Ma una cosa particolare che fa è una sorta di day off durante la settimana, no? Che è una cosa molto inglese, e quindi fai una settimana molto pesante, poi 48 ore prima della partita fai una sorta di day off, quindi fai 10-15 minuti di allenamento. Questa è una cosa che qua in Italia si fa poco, forse non la fa nessuno, e penso che sia una cosa che lui si porta un po' dall'Inghilterra. Ecco, c'è stato dunque un cambio di passo. Il Cagliari sembra aver acquisito anche molta più fiducia. Questo grazie tantissimo all'allenatore. Però i giocatori sono sempre gli stessi e i risultati si sono visti, soprattutto con il suo arrivo e con la coesione. Cosa vi rende ad oggi così squadra? Cos'è che ha portato Ranieri? Ma ci tengo a dire che comunque il Cagliari, anche con Mister Riverani, che è subentrato qua a Cagliari dopo che era scoppiata una bomba atomica con la retrocessione, le cose non andavano così tanto male. Certo, a livello di punti ne avevamo meno di quelli che il Cagliari doveva averne nel girone d'andata, però ci sono stati anche tanti episodi che ci avevano penalizzato. Poi con Mister Ranieri è cambiato soprattutto a livello di testa, perché lui è molto bravo, come dicevo prima, ad entrare nella testa di ogni suo giocatore. Riesce a farti dare il 110%, ma si pone proprio con umiltà, nonostante abbia allenato grandissimi club, e questo è una cosa, nei suoi modi di fare, è una cosa che non ho riscontrato in nessun altro allenatore. Simone, questo è anche un calcio dove ci sono tanti allenatori che danno una grande proposta di gioco, no? Il calcio offensivo, il calcio ragionato. Ecco, Ranieri è un po' vecchia scuola, cerca più di mettere in difficoltà, prima non prenderle, perché se gli avversari non mi fanno gol, sicuramente io la partita non la perdo e poi la vado a vincere. Ecco, vi ritrovate tanto in questa concezione calcistica? E ovviamente sta portando i frutti questa concezione di non prendere gol o comunque di non prenderle dall'avversario. Diciamo che sì, ma ancora di più in Serie B, dove le partite vengono decise da episodi, poi chi fa gol per primo e gli altri si chiudono dentro e iniziano a perdere tempo e fare queste cose. Giocare diciamo con più equilibrio, non in maniera difensiva, perché comunque giochiamo con giocatori offensivi, però giocare un po' più equilibrati ci ha avvantaggiato. Senti Simone, un'altra domanda. Ovviamente avete tanti giocatori di categoria superiore, non me ne vogliono gli altri, però ecco, il primo che mi viene in mente che doveva partire, parto, resto, parto, resto, parto, resto, è Nandez sicuramente. Ecco, come lo stai vedendo lui che comunque è un giocatore importantissimo per voi? È un giocatore incredibile, perché comunque Nandez è stato pagato tanto dal Cagliari, è un giocatore che aveva richieste di Serie A importanti di alto livello, e nonostante tutto è voluto rimanere a Cagliari per riscattare la stagione l'anno scorso, e l'ha fatto con un'umiltà incredibile, calandosi benissimo nella categoria. Ogni domenica corre per due giocatori, cioè potrebbe fare due partite di fila Nandez. È un giocatore per noi fondamentale, oltre che uno dei leader dello spogliatoio. Noi prima da studio parlavamo di quelle che potevano essere le squadre un pochino più ostiche in questo campionato e anche squadre che potrebbero fare il salto.
ovviamente la prima parte di campionato è andata, la seconda sta giungendo al termine. Tu, secondo le tue aspettative, c'è qualcuna che merita più delle altre di arrivare in Serie A, nella massima serie? Il Cagliari. Cagliari, ovviamente. Allora no, ci credi, questo intendo. Allora, le squadre che temo particolarmente, che sicuramente sono fastidiose, e il Parma, che la rosa che ha parla da sola, e ho paura un po' anche del ritorno del Venezia, che lo stesso sta venendo fuori, e penso che anche loro se la giocheranno per entrare nei playoff, ed è una squadra che ha una rosa veramente forte che ancora non si è espressa al meglio. Francesco o Nicola? Ciao Stefano, no, io appunto... Stefano. Simone, scusa. Sta già bevendo. Volevo chiederti, insomma, qual è invece la più grande delusione in questa annata di Serie B, ma in generale, non solo legata ai playoff. Ma vedere il Benevento con la squadra che ha ultimo in classifica cioè è strano, come vedere la SPAL laggiù, che è lo stesso una squadra fortissima, il Venezia che ora si è ripreso, insomma è un campionato, il Parma che è lo stesso una rosa fortissima e comunque lì come noi che fa fatica, mentre il Frosinone è salito diretto, cioè un campionato difficilissimo, forse il più difficile degli ultimi 15-10 anni è la Serie B. Quindi ci sono un sacco di sorprese, anche lo stesso Sud Tirol che sta quarto lì in alto. Tirol ultimamente, lo dicevamo prima da studio, sta andando a mozzichi e bocconi, cioè sta veramente zoppicando per mantenersi il quarto posto. Posso dirgli una cosa, proprio una grande curiosità, perché immagino che lui sia cresciuto con il mito di Gianluigi Buffon, che effetto ti fa averlo nel campionato di Serie B, probabilmente il più grande estremo difensore della storia? L'ha e detto, quando, però, e quando eh? L'hai incontrato, se, cosa sì. ti è rimasto? Io guarda, mi sono fatto dare la maglia perché io avevo vergogna a chiedergliela, però è stato disponibile là con tutti a parlare, a ridere e scherzare. E vederlo ancora in quella forma, perché poi io l'ho guardato dal primo minuto di riscaldamento fino all'ultima, a 45 anni è qualcosa di folle, perché io ne ho 37, a pensarmi lì tra 8 anni così in quella forma faccio fatica. Invece lui è un campione, cioè si vede qua quando uno è un campione fuori dal normale, si vede anche da queste cose. E poi Simone, questa è la Serie B, è anche il campionato dei campioni che furono, no? Abbiamo parlato di Buffon, voi avete la Padula che comunque è nazionale peruviano, Nandez è nazionale uruguaiano, c'è Menez in giro, c'è Hernani, quindi ce ne stanno. Kedira. C'è Kedira, che però non è in ascesa, non è in discesa, con tutto il rispetto per gli altri, attenzione. Non voglio dire che gli altri sono veramente, perché veramente ne esco malissimo, però è anche il campionato degli allenatori, perché abbiamo nominato il vostro mister. Però ci sono tanti allenatori che stanno emergendo. Ecco, Grosso che ha vinto la Serie B, c'è anche Gilardino che pronti via sta facendo veramente molto molto bene. Ecco, ti aspettavi un impatto così deciso da parte di Gilardino in casa genovana? Io speravo che non ce l'avesse questo genere. Ti credo. Invece la squadra è cambiata completamente, ma si vedeva che con Lessin non si trovavano particolarmente bene. Andiamo avanti, perché inizialmente ci stavi dicendo che nella prossima partita incontrerete il Perugia, se non sbaglio. E dunque, sì. Difficile, ostica, perché il Perugia l'abbiamo visto anche questa squadra, tra alti e bassissimi. Quindi non si sa mai cosa ci si può aspettare, anche così dalla vostra visione e anche da ciò che avete studiato. Sì, sì, sì. E poi le squadre di Castori sono difficilissime da affrontare. Sarà sicuramente una guerra di 90 minuti. E noi cercheremo di fare bottino pieno come loro cercheranno di far bottino pieno, perché devono vincere anche loro a tutti i costi. Sarà una bella partita. Speriamo che vinca il Cagliari, visto che
Certo. Anch'io sono un esternana, quindi per me è vero. Sì, lo sappiamo bene, Simone. Senti, ti faccio veramente l'ultimissima per quanto mi riguarda. Ecco, visto che sei un ex Ternana, se ti aspettavi questo blackout così lungo da parte della Ternana e se il campionato si cristallizzasse in questa maniera, vi andrebbe bene? Per la Ternana, io penso che la Ternana tutto sommato stia facendo un buon campionato. Come dicevo prima, la Serie B più difficile degli ultimi 10-15 anni. Ci sono squadre come Spal e Benevento che rischiano di retrocedere. La Ternana non ha una rosa che doveva ammazzare il campionato, sta facendo quello che doveva fare e magari rischia anche di entrare ai playoff, perché no, perché si trova lì e con due vittorie può buttarsi dentro anche lì e sarebbe qualcosa di straordinario, cioè non va dato per scontato il campionato della Ternana di quest'anno. Bisogna dire che poi ritorniamo al gioco della fortuna e chissà se questa fortuna girerà dalla parte buona, se così vogliamo dire. Grazie davvero per essere stato qui con noi, anzi per aver atteso quasi le 11 e quindi grazie a Simone Aresti, davvero. Verremo a Cagliari per farci una bella mangiata in loco, va bene Simone, faremo una grande festa anche con Deborah. A mangiare, sempre. Ciao a tutti, grazie. Ciao Simone, ciao. Grazie mille a Simone Aresti, portiere del Cagliari, molto simpatico ma anche estremamente disponibile. Grazie a lui ma anche grazie al Cagliari che ci ha permesso comunque di averlo qui con noi. E al suo ufficio stampa. Sì, dunque, noi prima di introdurre tutti questi bellissimi argomenti parlavamo del fantacalcio. Perché lui era il sei riuscito a vincere una partita? Sì, tra l'altro. Di queste 32? Potevo anche finirla 5-0, invece ho vinto solamente 3-0. Però possiamo fare ancora meglio. Possiamo fare 6 sconfitte consecutive, non ci arriverò mai. Ecco, questo dato lo riporteremo sicuramente a lui, a Cristiano Simeti di pazzidifanta.com. Buonasera. Ciao ragazzi, buonasera a tutti. Hai visto com'è contento che gli ho detto che ha vinto? Ma guarda, io non penso che sia contento per questo. Ho vinto io il primo fantacalcio con 6 giornate d'anticipo, posso dire. È il Catanzaro del fantacalcio, eccolo qui. Può essere anche il Napoli. Vabbè, però il Napoli ancora non ha vinto, il Catanzaro l'ha già vinto, l'aveva già vinto, no? Sì, però a 10. Però a 10. Vabbè, Cristiano, hai sbagliato niente, tutto, cioè, non c'è una cosa che hai detto giusta. Veramente, niente, si può parlare con te Cristiano, la prossima volta non ti ci voglio qui. Raccontaci un po' questa giornata, questo turno di campionato da un punto di vista fantacalcistico. Chi sono stati i veri top? Allora, sicuramente Lautaro Martinez ha avuto un impatto devastante sulla partita. Io spero che i fantallenatori l'abbiano schierato nonostante partisse dalla panchina. Si sapeva che non sarebbe partito titolare dopo la prestazione contro la Juventus in Coppa Italia, però Lautaro è uno che non va mai lasciato fuori, l'abbiamo detto in diverse occasioni. È subito pronti via, ha dimostrato insomma che anche dalla panchina può fare la differenza. E sicuramente anche Gosens ha avuto un grande impatto, quindi anche lui in coppia con Di Marco, secondo me in questo finale di stagione, salvo diciamo questo problemino alla spalla che comunque non credo lo terrà fuori a lungo, sarà secondo me un fattore importante, perché in questa alternanza coppe campionato Gosens potrebbe avere più spazio in Serie A e quindi in chiave fantacalcio secondo me diventare un fattore molto importante. Invece in chiave Lazio secondo me qualche delusione come Zattanni, che secondo me non è riuscito a esprimersi come al suo solito. Sicuramente molto bene Felipe Anderson, che sta facendo una stagione veramente straordinaria. Luis Alberto, che da quando ha ripreso un po' la connessione con Sarri sta veramente dominando a centrocampo. Però sì, Zaccagni forse qualcosa in più ce lo si aspettava, soprattutto dopo che era stato decisivo con la Juventus nel derby contro la Roma, quindi sicuramente anche in un big match importante come quello con l'Inter ci si aspettava qualcosa di più. E poi sottolineo anche la prestazione di Sanabria, che ha raggiunto quota 10 gol in campionato nonostante la sconfitta del Toro, però 10 gol in campionato sono tanta roba per un giocatore che comunque a inizio stagione era forse in terza quarta fascia tra gli attaccanti. Quindi la cura da Sotti sta funzionando. È merito mio, cioè ho preso io a gennaio, ha fatto 9 gol da quando ho preso io, quindi diamo a Cesare quel che è di Cesare, Cristiano, diciamolo subito. Assolutamente, grande merito. Non è Juric, sono io. Certo. Una volta che rigenero un attaccante. Certo. A proposito di attaccanti che non si riescono a rigenerare, e qua vado sia da Cristiano, ma chiedo anche l'ausilio
del nostro Nicola, perché ovviamente gli attaccanti della Juventus stanno facendo un po', diciamo, fatica, croce e delizia, no? Parto un attimo da Nicola. Il rigore sbagliato in quella maniera da Milik, che poi segna. Che fa ridere anche il momento. Ma soprattutto il momento di Vlahovic. Momento delicato, stagione delicata per Vlahovic. Credo che comunque tutto è riconducibile al problema della pubalgia, perché lo ha veramente tormentato. Poi credo che ci sia, nell'ultimo periodo ci sia stato, e questo lo dico con grande tranquillità, non cerco mai la polemica, lo sai, insomma, ma credo che ci sia stato, secondo me, anche qualche incomprensione con l'allenatore. I suoi comportamenti in campo, insomma, li vediamo tutti, è molto nervoso. Sembra scontento sul terreno di gioco Vlahovic. Ma non è il primo giocatore che si trova scontento, non solo con Allegri, ma proprio con il club bianconero. Sbaglio? No, con il club non credo. Credo che eventualmente ci possa essere qualche può essere maturata qualche incomprensione, qualche punto di vista diverso con Massimiliano, perché il calcio di Massimiliano è un calcio che conosciamo bene, che fa molto arrabbiare il popolo juventino, e però è un calcio che ha portato tantissimo alla Juventus, evidentemente col il passato non ci fa né il presente né il futuro, e questo credo che sia importante, fondamentale, ma come è giusto sempre ricordare, dobbiamo attendere questo mese di maggio, perché i conti si fanno alla fine. Se Massimiliano Allegri dovesse riuscire in una stagione così complicata, forzata per la Juventus da questi da questo problema avuto con la penalizzazione, che ha condizionato sicuramente l'ambiente, tutto, tra cui la squadra. Certo che se lui dovesse andare a Budapest per alzare una Coppa Europea dopo tantissimi anni, probabilmente nella settimana successiva leggeremmo qualcosa di diverso, perché io c'è questa schizofrenia, no? Certo. Il cortomuso, ne vinci sei, che figata il cortomuso, anche se magari storci la bocca per la qualità di quello che si vede sul campo, però ci sta, abbiamo vinto, no? Tanto ragazzi, possiamo stare qui fino alle 3 di notte. Sì, per parlare poi ovviamente solo il risultato. Assolutamente, esatto. D'accordo, esatto. Però oltre che a Bologna al la risultato. Juve ha giocato una delle migliori partite dell'Europa, ma 1-1. Ma una. Però è finita 1-1 e c'era grande delusione, amarezza e quant'altro. È andata anche bene. È andata poi anche bene. Se non concretizzi, poi rischi di perdere. In chiusura di partita rischiamo di perdere. Ecco, a Cristiano faccio praticamente la stessa domanda. Se io fossi un fantallenatore e ho amici fantallenatori, specialmente uno che proprio nel mio fantacalcio ha Vlahovic, e praticamente è una maledizione ogni 2x3 praticamente. Sì, sì, non passa settimana che non tira giù il rosario per chi è credente. Però ecco, se dovessimo consigliare, tenendo conto che però la Juve ha l'impegno europeo al pari della Roma, al pari del Milan, al pari dell'Inter, al pari della Fiorentina, ecco, andresti forte su queste ultime 6 giornate di Vlahovic? Secondo me Allegri in questo momento vede meglio Milik, a prescindere dal rigore sbagliato, vede più Milik come titolare, quindi io credo che nelle partite decisive impiegherà Milik, e quindi per partite decisive intendo sicuramente le gare di Europa League. Quindi in questo senso posso pensare che Vlahovic possa avere più minutaggio in campionato. Quindi onestamente ragazzi, Vlahovic secondo me rimane un grandissimo talento, e quindi io da fantallenatore me la gioco la carta Vlahovic nelle ultime 6 giornate, tanto credo che i fantallenatori l'abbiano schierato fino a questo momento non avendo grandi gioie, quindi schierarlo nelle ultime 6 non credo costi molto, anche perché le alternative, se uno ha Vlahovic, non credo siano particolarmente importanti, perché inizio anno Vlahovic era tra i top 2-3 del fantacalcio, quindi io mi butterei su Vlahovic, anche perché prima o poi il gol dovrà arrivare, e secondo me il segnale importante Vlahovic lo potrà dare, perché ha tutte le qualità per darlo. Chiaramente quando giochi molto distante dall'area di rigore, che è un po' il suo habitat naturale, diventa molto complicato, ma non è l'unico sfiduciatore della Juve. Se vediamo anche la faccia di Chiesa quando gioca, infatti, è un po' un'altra persona rispetto al Chiesa che abbiamo visto tutti. Eppure Chiesa i colpi ce li ha, nonostante l'infortunio grave che ha avuto, però anche lui quando si trova a dover prendere palla sulla metà campo e a giocare praticamente quasi sulla linea laterale, diventa complicato riuscire a mettere in pratica tutte le proprie qualità. Il problema di Chiesa non sono d'accordo, il problema di Chiesa è un problema
di recupero, che chi ha subito quel tipo, sì, di infortunio si sapeva benissimo. Ma è tanto lento, cioè lui è giovane, il tipo potrebbe... di caratteristiche, vive di strappi, quando hai un problema di quel tipo al ginocchio e hai quel tipo di caratteristiche, ottobre prossimo, però le giocate continuano. Ottobre prossimo credo che anche questo ci sarà sicuramente Massimiliano Allegri. Vedrete che troveremo un altro Allegri coach. Ancora sarà, vabbè, come detto, sì, ma non c'entra lui, io capisco cosa vuol dire, però sul discorso di Chiesa non sono d'accordo. Discorso di recupero completo del giocatore. Francesco? Io più che altro, visto che stiamo parlando di Juve, stiamo approfondendo molto il tema Juve, anche per quanto riguarda i gol o anche magari, ecco, passiamo agli assist. Volevo chiedere a Cristiano se, diciamo, può essere ripristinata come costante, può essere ripristinato come una costante il fattore Kostić per quanto riguarda gli assist eventualmente. Kostić è stato il migliore per assist della Perché Juventus di quest'anno. Infatti, per esempio, io la scelta di Allegri in Coppa Italia di togliere Kostić per mettere Milik, che è un centravanti che ha bisogno di cross, l'ho capita poco, onestamente. Sarebbe stata la prima domanda che avrei fatto da Allegri. Quindi, onestamente, io credo che nonostante tutto, nonostante Kostić abbia determinate caratteristiche, non vedrai mai Kostić magari convergere sul destro per andare a tirare o dalla parte opposta. Non è uno che ha quelle caratteristiche, è uno che va sul fondo e crossa, però quello lo sa fare molto bene. Quando hai attaccanti come Vlahovic, come Mini, secondo me non c'è cosa migliore di avere un giocatore che mette questo tipo di palle, anche perché per vie verticali la Juve ci va poco. In verticale non costruisce la Juve. Anche perché nonostante usi un solo piede, più delle volte abbia già fatto 10 assist in tutto in questo modo. Riesce a calciare. Infatti in Germania lo definivano assist machine. No, perché veramente è una macchina da assist. Non è un caso. Caratteristiche, poi con tutto il mancino, riesce a incrociare in diagonale. Ogni tanto. Calcia anche molto bene. In diagonale, quando gli capita, riesce ad incrociare ogni tanto. Verissimo, verissimo. Però vediamo come la squadra di Allegri non abbia avuto una formazione fissa, schematica, e molte volte invece si sia adagiato su quello che è un turnover veloce. Diciamo, io credo che sia anche questione tanto di infortuni. La Juventus è stata un'altra squadra che è stata falcita dagli infortuni. Verissimo, però... questa. C'è da dire che un giocatore, soprattutto in queste ultime partite, ha fatto un po' parlare di sé. Sto parlando di Ealing Junior. Bene, questo ragazzo, bravissimo, Under 23, nasce in così, veramente, io credo che nelle ultime partite abbia mostrato un talento. Perché però Allegri fa fatica a schierarlo? Perché dopo anche quello che sta facendo in allenamento, che se ne parla sempre bene, Allegri ha sempre una buona parola per lui, lo vediamo poco in campo. Ma intanto c'è da dire che secondo me la next gen è l'unica nota positiva di quest'anno della Juve, nel senso che in un'annata così particolare riuscire a mettere dentro 3-4 giovani importanti che già si stanno facendo le ossa in un campionato complicato, in una stagione travagliata, secondo me è tanta roba, perché significa che l'anno prossimo un Fagioli, un Miretti, lo stesso Ealing Junior partono già con una marcia in più rispetto magari ai giovani dell'Inter, della Roma, che sicuramente hanno avuto poco minutaggio. Penso per esempio ad Aslani, uno su tutti, che doveva essere un giocatore con tanto minutaggio, invece ne ha avuto pochissimo. Su Ealing sarebbe solo uno dei giocatori da consigliare per la prossima, secondo me, nel senso che ci sono buone chance di vederlo titolare, poi magari con Allegri, diciamo, tutto è possibile, però ci sono buone possibilità di vederlo al primo minuto. Contro il Lecce, anche la giocata che fa col Bologna quando entra non è banale, perché ha sterzato in area di rigore in una breve frazione di tempo, dimostrando comunque di avere qualità non indifferenti. Poi il tiro non è stato precisissimo, però le qualità questo ragazzo ce le ha, e secondo me è un ragazzo che merita più spazio, come d'altronde lo stanno avendo i vari Fagioli, i vari Miretti, lo stesso Barenecea, che negli ultimi tempi ha giocato. Ealing fa un po' più fatica, anche perché la concorrenza in attacco, secondo me, è tanta. Sì, sì. Però ragazzi, io devo dire una cosa, questa è la mia personalissima opinione. È un serbatoio straordinario, una grande idea, come sempre la Juventus, insomma, anticipa un po' tutti, però di questi che arrivano, insomma, dalla next gen, io personalmente... La Juventus quanti ne sono? Assolutamente, ecco, mi hai accompagnato, grazie.
direi Fagioli lo tiro fuori da questo discorso, dico Miretti e sono curioso per Ealing, per Renacer e Sulle, non mi convinco. Senti, facciamo ti faccio poco l'ultimo. Tempo, però secondo me Cristiano, sì, poi può succedere. In altri campionati questi ragazzi sono arrivati fuori dai settori giovanili. No, ma questo io parlo proprio come mia lettura. Sì, come percezione del giocatore. Immaginandolo con la maglia della Juventus, di una Juventus ancora, che lotta ai vertici. Forse ancora non è pronto. Però secondo me all'interno di una squadra competitiva, ovviamente con quattro giocatori di livello, possono salire di livello anche loro. Cristiano, ti faccio l'ultimissima perché dobbiamo chiudere. Domani turno infrasettimanale, ce ne consigli tre da schierare assolutamente, tre nomi, veloci. Cambiaghi, 2001, interessantissimo secondo me. Poi dico Sanabria per il motivo che ho detto prima, 10 gol e comunque la partita con la Samp può essere agevole per lui. Direi Ealing, però voglio dire un difensore, quindi oltre Ealing Junior dico Scalvini, che secondo me contro lo Spezia può avere vita facile, anche perché non ci sarà Nzola, e quindi anche in chiave bonus, oltre che ovviamente in chiave difensiva. Grazie Cristiano, come al solito, noi ci vediamo martedì, credo anche fisicamente. Anche fisicamente, sì. Va bene, ti aspettiamo a braccia aperte, grazie Cristiano. Ciao ragazzi, grazie mille. Ciao Cristiano, grazie al nostro Francesco Mafera grazie che è tornato qui nonostante comunque il suo Pisa non abbia dato tanto per... ormai ci posso fare ben poco. Quasi cadente proprio sta torre. Esatto, speriamo che qualcuno la raddrizzi, perché molte volte si dice pende ma non cade e poi magari c'è qualcuno che la spinge. Quindi... Mi piace questo tuo continuo ottimismo. Certo, io la prendo con filosofia. Dai. Grazie della tua filosofia. Alle 22.57 dobbiamo ringraziare anche Nicola De Bonis. Grazie a voi, grazie, è stato un piacere. Ringraziare la nostra regia che anche oggi ci ha accompagnato, la nostra redazione, la post produzione e tutti coloro che ci hanno permesso di essere qui. Grazie, dovevo dirlo, grazie mille. Deborah Carletti, la nostra Donatella Rettore, grandissima. Doveva dirla qualche cosa. Ma noi ci vediamo quando? Martedì prossimo, sempre alle 22.30, sempre sul 264, sempre per cose di... Noi ci vediamo martedì. Ciao.